vogliamo ringraziare magari Maffucci, chissà se può non si manca del profumato, non che non mancassero gli altri anni, ma lo portava la mattina, essendo qui da ieri pomeriggio, hanno potuto espandere la loro roba del canto. Allora, cominciamo. E come sempre, il nostro primo tempo insieme è dedicato ai saluti. E la prima persona che ci saluta è Tony Dall'Olio, che è di casa, qui. Allora, doveva essere a disse Danilo, perché sapete, non so se è vero che Danilo bisogna prendere con pinze, disse Danilo che avrebbe dovuto essere con il Papa a Verona, ma è stato qui con noi, Tony Dall'Olio. Buongiorno, benvenute e benvenuti a tutte, a tutti. Siete una presenza costante, fedele e significativa per la vita della Crocevita Cristiana e di questa cittadella che si chiama Cittadella Laudato Si. E quindi in questo senso e in questa direzione credo che anche il vostro contributo in maniera dettagliata e particolare sia significativo e qualitativamente davvero importante, anche perché avete dei direttori e delle direttrici d'orchestra che sono ammirevoli da questo punto di vista e vi guidano e organizzano in maniera significativa. Siccome Padre Danilo poi mi incalza spesso con richieste un po' così particolari, poi domani pomeriggio ci ritroveremo insieme con Elisa Maria, con la tavola rotonda e darò un contributo in quella cosa lì. E sì, da oggi inizia a Verona l'Arena di Pace, è una tradizione che va avanti ormai da diversi anni, ha visto protagonisti persone importanti per noi e che voglio condividere, come Padre Davide Valentuolo, Ernesto Balducci, lo stesso Dottor Novello ed altri, ma in maniera particolare che quest'anno, appunto domani mattina, ci sarà appunto Papa Francesco. E io credo che anche per le vicende personali che viviamo, alzare lo sguardo e affrontare con una dignità più consapevole le situazioni mondiali è importante. Allora vi prendo due minuti per darvi due notizie. La prima non bella e la seconda, a mio avviso, bella. Cominciamo da quella bella. Questa mattina una nave carica di armi che era partita dalla Danimarca e che era diretta in Israele doveva approdare a Cartagena in Spagna, ma il governo spagnolo si è rifiutato di dare supporto all'invio di altre armi in Israele, perché ha quel conflitto in corso che è parecchio, si dice in maniera pulita, asimmetrico, cioè vede appunto una potenza di fuoco incredibile che sta facendo decine di migliaia di morti appunto nella striscia di Gaza. Io penso che noi dovremmo accogliere quell'esempio e fare in modo che le armi non circolino più in giro per il mondo. Poi Danilo mi sfiderà, però io credo che sollevare lo sguardo su queste vicende, su queste situazioni, ci aiuta anche a risolvere, ad affrontare in maniera diversa anche le situazioni più personali. L'altra questione invece è che in Italia, insomma, e per tutti i paesi della NATO, la NATO stessa ha chiesto di aumentare al 2% la spesa militare, appunto l'acquisto di nuovi armamenti. E io ho guardato esattamente
di che cosa parliamo, perché altrimenti poi diventa difficile. E noi abbiamo un PIL, il 2% del prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo nel 2022 era di 1.900 miliardi di euro. Affidare il 2% alle spese militari significa spendere per le armi in Italia ogni giorno 104 milioni di euro al giorno. Ora, la giustificazione di questo impegno di spesa è che con quelle armi noi ci sentiamo più sicuri. Posso permettermi di dirvi che io mi sentirei più sicuro con un sistema sanitario che funzionasse bene? Posso permettermi di dire che mi sentirei più sicuro con le scuole che non crollano in testa alle persone? Posso permettermi di dire che mi sentirei più sicuro se le carceri fossero dignitose? Posso permettermi di dire che la sicurezza è garantita da altre cose che non siano le armi, e che le armi, oltre che un impegno di spesa, guardate, se ci pensate, 104 milioni di euro preso dall'Istat, di euro al giorno. E quando uno ci pensa, davvero è surreale una cosa di questo genere. Ecco, queste e altre cose, insieme con gli altri amici, approfondiremo poi domani pomeriggio alle 15.30, quando ci troveremo appunto a parlare di che cosa in qualche modo impedisce a noi di essere pienamente e qualitativamente umani. Grazie, buon lavoro e buona permanenza. Siamo partiti alla grande, presidente, subito. Grazie. Bene. Abbiamo chiesto a un frate del Sacro Convento, in realtà è l'incaricato stampa, responsabile della sala stampa del Sacro Convento, quindi la voce, la voce, che è un bel impegno anche, San Francesco, la mediazione, la voce. Cosa pensano i frati del Sacro Convento in questa situazione che il nostro Tonio ha già fatto esplodere? Simpaticamente, ecco, cosa pensano, come ci incoraggiano? Ci sarebbe bello partire da questo, perché venire ad Assisi ci vuole fegato dopo tutti questi anni che siamo venuti a pregare pace, cantare pace eccetera, e adesso siamo in questa situazione qua. Quindi l'ho posto a lui il problema, ma veniamo a Assisi da 50 anni, ma cosa abbiamo fatto? Mi interessa sapere cosa pensate. Allora, Padre Giulio Cesareo, bravo ragazzo giovane, che in quanto umanesimo, in quanto preparazione su queste tematiche, ci mette tanto del suo e del nostro anche come frati. Abbiamo chiesto anche di essere lui un po' a illustrarci quel giotto che avete visto. Ragazzo. Grazie per il giovane, ma forse la pedata inganna, ma ecco, siamo oltre i 40. Bene. Fuori argomenti soli, no? Cioè sono questioni davvero tanto grandi e estremamente complesse. Forse, non so se voi un po' ci seguite anche sui social, su YouTube, non lo so, però se lo fate troverete che Padre Marco, Padre Custode, il nostro superiore, che è stato convento, diverse volte, l'ultima volta proprio per la Pasqua, ha fatto un appello dicendo stop a ogni fratricidio. L'umanità è una famiglia e ogni guerra è un fratricidio, i fratelli che si uccidono gli altri. E quindi insomma, non possiamo trovarci, come dire, in sintonia, no, con questo desiderio di pace, questo stop, questa esigenza di
quest'area un po' di militarismo non è solo fuori, non è solo in Palestina e in Ucraina, ma è anche tra di noi, è solo di, non so, forse tra di voi no, e nelle nostre strade, questo volevo dire, nelle nostre famiglie e a volte anche nel mio cuore, almeno nel mio cuore c'è. Quando siamo pronti a lottare anche con violenza, con aggressività, ripeto, io a volte sono stupito dall'aggressività che vedo per strada. Recentemente, beh, è solo per dire, allora io non sono un grande autista, ok? Non sono un grande autista. Anzi, ho altri doni, però non faccio incidenti, ok? Mi sono recato in una città, in una delle grandi città italiane, quindi non parlo del Congo, parlo Italia. E in un parcheggio privato di un edificio scolato, un complesso scolastico in cui io insegno. Mi sono recato in questo parcheggio e c'era una striscia, giusto, strisce bianca, ok? Siccome quella macchina accanto a me aveva parcheggiato peggio di me, quindi aveva un po' invaso la parte che mi spettava delle strisce bianche, io l'ho messa leggermente storta, quindi con una gomma, ma era più giuro, con una gomma, mi sembrava la posteriore destra, ero leggermente sulla striscia, ok? Ho dormito lì, perché in questo sito scolastico quando vado fermo per la notte per la lezione. Il giorno dopo ho trovato una mascherina, sai quelle mascherine, quelle FFP2, con scritto demente impara a parcheggiare. Allora, ripeto, pace, no? Io sono ancora qui, non ho pianto, non ho chiamato la mamma, non ho chiamato i carabinieri, non è questa la questione. Però per me questo è un episodio di una, per me è anche violenza, no? Okay. Al di là che bisogna parcheggiare o no, ma mi dice che è comune, cioè che c'è tanta rabbia dentro questo paese, sì. E che non riusciamo tanto a gestirla, mi sembra, magari non è il vostro caso, è solo per dire che la violenza del mondo, per quello che mi sembra di capire, non è solo fuori, non è soltanto in Palestina, in Ucraina, in qualche modo è qualcosa che ci pervade tutti, no? E siccome ci pervade tutti, forse tutti possiamo fare qualcosa, non siamo solo spettatori. Questa è la bella notizia, cioè ognuno di noi può contribuire a far sì che la pace fluisca. In questo senso è molto bella questa immagine, perché sapete che questa immagine rappresenta un momento molto importante. Voi venite da Assisi da decenni, probabilmente da prima che io nascessi. Per quello che dice, sono giovane, sono elementare per me. Allora, quindi me l'hanno spiegata, commentata, in tutte le salse. No? Vi ricordate qual è la vicenda? Qual è l'antefatto, il contesto di questa immagine? E che Francesco, nel vertice della sua crisi religiosa, cosa fa? Lui era questo figlio di questo ricco mercante, vi ricordate? No? Immaginate che qui ad Assisi era come se il papà di Francesco era Armani, era Dolce Gabbana, adesso questi qui non hanno figli, però per capirci, no? È cambiato, sono cambiate un po' le cose. Francesco cosa fa? Svuota il magazzino paterno, lo svuota nel senso che vende tutto, vende tutto di pante, cioè immaginate a Padova il negozio di Armani, il figlio del padrone che vende tutto, il figlio Calzini o il negozio di Dolce Gabbana, cioè di questi sono 1 milione di euro, un negozio di questi, se vendi tutto, cioè non ti fai tanti soldi, no? Beh, non li avete venduti a Foligno, li avete venduti a Foligno, il ricavato, metà per i poveri, vi ricordate? Metà per restaurare San Damiano, la chiesa di San Damiano che sicuramente conoscete. Quindi oggi, se fosse successo oggi, Francesco oggi non sarebbe stato considerato un santo, l'avrebbero messo in galera. Oggi sarebbe successo così. Ma in quel tempo il vescovo ha intuito che era un gesto profetico, cioè un gesto che parlava in qualche modo ad alta voce di un'esigenza che veniva dal Signore. E quindi il padre lo porta, vi ricordate, lo porta in tribunale perché il padre gli vuole i suoi soldi. E lo capiamo, vero? Io penso che lo capiamo. Cioè mi svuoti
di una vita, e almeno neanche un centesimo, che un po' si direbbe in francese non gira, no, no. Okay. E infatti lo vede il padre, no? che lo trattengono per la mano perché vorrebbe colpire il figlio. Però dal punto di vista di Francesco questa è un grande dramma, no? Perché Francesco cosa fa esperienza? Che suo padre, quello che gli ha dato la vita, preferisce i soldi alla relazione con lui. È drammatico questo. E Francesco, ricordate, non lui si, vedete, non lui si spoglia perché dice, lui aveva i suoi vestiti di Armani, perché anche dice quelli che gli aveva fatto papà, gli restituisce questi, no? E questi il padre prende, segno appunto che al padre interessava più gli skate, per voi, che suo figlio, no? E in questo senso questa immagine, Giotto è stato bravo, perché il centro dell'immagine è la separazione. Il vero protagonista di questa immagine è la separazione tra i figli. E questa rottura, sapete, no? Quando si guarda un'immagine, di solito ciò che è al centro è ciò che cattura lo sguardo e ciò e lì si trova in qualche modo il messaggio principale, il punto di partenza, no? del messaggio dell'artista. Però è bello che Francesco non si ferma lì, non si ferma a questa frattura, no? Non si mette a piangere, a dire ah, papà mi ha abbandonato, no? Oppure non si arrabbia, dire brutto bastardo, no. Francesco alza gli occhi, se ci parlava Antonio, no? Antonio di alzare gli occhi, alza lo sguardo, no? E quando alza lo sguardo cosa vede? Cioè vede, insomma, non vede, vuol dire, ma di cosa fa esperienza Francesco? Fa esperienza di questa mano di Dio, la vedete, no? Che sembra un po' la famiglia Adams, la ricordate? Adesso, a quel tempo non c'era la famiglia Adams, quindi non poteva sembrare la famiglia Adams, però a noi fa pensare un po' quella, non la mano mezzolante. In realtà è la mano, vedete, avete la postura della mano, ma le dita così, no? Questo era il gesto che nell'antichità noi sacerdoti usavamo per benedire, perché era due dita che indicano Gesù, Dio e uomo, e le tre dita insieme, Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora questo era il gesto della benedizione. Oggi si benediceva la mano aperta, ma a quel tempo si benediceva così, no? Quindi è Dio Padre che dall'alto benedice Francesco. E la cosa bella è che Francesco racconterà questo episodio, no? Lui stesso racconterà questo episodio e dirà che cosa? Che quel giorno